Città metropolitana di Venezia. È una calda giornata d'estate e la vita di provincia scorre lentamente. È qui che prende avvio per me un nuovo viaggio. Un viaggio alla scoperta di un'Italia che guarda il futuro e corre. Corre assieme al resto del mondo. So hit me. L'ufficio non è stato ancora raggiunto dalla fibra ottica e di conseguenza non posso usufruire di connessioni molto veloci. L'ennesimo disservizio mi spinge a cercare attraverso la rete soluzioni alternative alla DSL. Bastano pochi clic per far apparire sullo schermo offerte di ogni tipo. Tra le molte, quelle che mi colpisce è quella proposta da un'azienda toscana, la VoIP Voice. Un video all'interno del sito istituzionale cattura la mia attenzione. Il titolare, Simone Terreni, presenta la sua visione dell'azienda. La sensazione è quella di essere davanti ad uno dei molti imprenditori che intervisto spesso, le cui aziende non hanno nulla da invidiare a realtà come Facebook o Microsoft. Sono curioso e voglio capire se la copertina patinata del sito istituzionale è il riflesso della realtà. Decido di fingermi un cliente e di chiamare l'azienda per fissare un appuntamento con un loro commerciale. VoIP Voice, buongiorno, sono Arturo, mi posso essere utile? Vorrei capire che tipo di garanzie la vostra azienda dà per quanto riguarda l'affidabilità del servizio. A livello di garanzie 100%, perché ormai fortunatamente le infrastrutture di rete in Italia sono migliorate tantissimo e non vi cambierà niente dal punto di vista della fonia, quindi utilizzerete il telefono in tutta libertà come lo state utilizzando adesso. La qualità del servizio sarà la medesima, con il vantaggio che utilizzerete un servizio in modalità digitale, quindi una nuova modalità moderna, e questo vi permetterà di appunto utilizzare il servizio allo stesso modo, ma di risparmiare anche molto di più rispetto a quello che state pagando adesso. Guardi, io vorrei però adesso a questo punto, come dire, concretizzare nella logica di avere una proposta economica. La mettiamo in contatto con un nostro partner certificato di zona, sarà lui a contattarla, a darle tutte le informazioni più dettagliate, farà un sopralluogo gratuito sulla sua azienda, le darà tutte le informazioni necessarie per fare un'installazione chiave in mano dei nostri servizi, eventualmente la parte hardware e software, visto che se ne occuperà poi lui direttamente, con una prova tecnica gratuita. Dopo la telefonata riesco a fissare un incontro con Fabio Marcon, il referente per il Veneto di VoIP Voice. A questo punto spiego i veri motivi della mia richiesta. Non solo cerco soluzioni alternative al servizio internet di cui attualmente fruisco, ma vorrei poter visitare la sede centrale di VoIP Voice e scoprire la realtà dell'azienda toscana. L'incontro con Fabio Marcon si rivela davvero interessante, una persona competente in materia e soprattutto disponibile. Soprattutto quello che mi colpisce però è che è sinceramente entusiasta del titolare della VoIP Voice, Simone Terreni. Il VoIP Voice l'abbiamo scelto inizialmente per il VoIP, che fino a qualche tempo fa era il core dell'azienda. Gli serviva un partner che fosse reattivo alle nostre richieste, che avesse una customer care con un servizio molto alto della serie chiami, ho un problema o mi serve un'info o qualcosa, e fosse molto, molto veloce nel rispondere e soprattutto mi rispondesse. In secondo, una delle caratteristiche di VoIP Voice è che sai con chi parli, cioè conosci le persone per nome e pertanto vieni trattato come non come un cliente qualsiasi, come un partner qualsiasi, ma come una persona che conoscono. E dopo l'abbiamo scelta per le connettività, perché volevamo essere slegati dai main player del mercato, e
niente, insomma, quindi con l'avvento delle FTT Cab, delle fibre e servizi di questo genere qua, siamo riusciti a distribuire, insomma, in modo abbastanza capillare verso i nostri clienti i loro servizi, per avere il controllo diretto della cosa e per diciamo, la qualità del servizio che c'è dietro. Dopo l'incontro non mi resta che scoprire chi è Simone Terreni e come quest'ultimo sia capace di entusiasmare così tanto un'azienda come quella di Fabio Marcon a promuovere il suo servizio VoIP. Non mi rimane quindi che rimettermi alla guida ed imboccare l'autostrada in direzione di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, dove si trova la sede principale di VoIP Voice. In poco più di 3 ore mi ritrovo immerso nel paesaggio collinare della Val d'Elsa. Nonostante una leggera pioggia mi ha accompagnato per la gran parte del viaggio, il caldo estivo si fa sentire. Sono in anticipo sulla mia tabella di marcia e approfitto per fermarmi a bere una tazza di tè. Dalla vetrina del locale posso vedere la zona artigianale di Montelupo che ospita la sede della VoIP Voice. Si presenta come tutte le altre centinaia che ho già visitato, una zona urbanisticamente anonima, costituita da capannoni di cemento che mette veramente tristezza ed il clima uggioso della giornata non aiuta. Tutto però sta per cambiare. Mentre esco e mi rimetto in macchina, il sole spunta velocemente. Dopo qualche centinaio di metri, la mia attenzione è focalizzata da un edificio completamente rivestito da una lamiera stirata. La prima tappa del mio viaggio è compiuta. Sono arrivato alla sede della VoIP Voice. La nostra nuova sede è stata progettata in parecchi anni, non è frutto di un'improvvisazione, ma è stata voluta fortemente nel modo in cui è in questo stato qua. Prima di tutto volevamo che fosse un punto di riferimento. Come noi siamo un punto di riferimento all'interno del mercato del VoIP, perché ci teniamo a essere un punto di riferimento per tutte quelle persone che trattano il VoIP in Italia, anche l'edificio doveva essere un edificio che spiccasse rispetto a tutto il resto del territorio. E per questo che abbiamo chiesto agli architetti di poter avere un elemento distintivo, che poi è diventata questa rete, questa lamiera stirata che rappresenta sia la parte di internet sia la parte di relazioni. Poi volevamo che fosse interconnesso con il territorio, perché un'azienda ha una funzione sociale oggi, quindi non può essere scissa dal territorio in cui lavora, in cui opera. È per questo che non abbiamo messo il cancello. Normalmente le aziende devono avere forse il cancello perché è proprietà nostra, invece noi abbiamo voluto fare una piazza antistante dotata di wifi, in cui è possibile creare anche lì delle relazioni e dove è possibile far incontrare le persone. VoIP Voice opera in tutto il territorio nazionale ed ha base in Toscana. Non abbiamo commerciali diretti, ma abbiamo rivenditori, cioè partner certificati, che sono tutte aziende del settore IT, quindi installatori. Noi puntiamo sugli installatori, sono loro che propongono le nostre soluzioni e sono in grado di installarle perché da noi certificati e quindi pronti ad installare le nostre soluzioni. Sul territorio ci muoviamo in questa maniera, sia attraverso i partner che con i district manager di cui io faccio parte e seguo il Sud Italia, quindi sono da supporto agli installatori, ai nostri partner in Sud Italia, e gli stessi partner hanno un contatto commerciale, un commerciale che li segue anche in sede. Poi c'è una zona relax, dove abbiamo messo la nostra mascotte aziendale, i nostri camaleonti Trunk e Fibra, che servono fondamentalmente a creare
un momento di stacco sia per le persone che arrivano da noi a trovarci, quindi diventa un momento di relax dove poter bere un caffè, un bicchiere d'acqua, cose di questo genere, sia anche per le persone che lavorano qui all'interno, dove con il ritmo della natura, cioè il camaleonte che si muove, che si annaffia, il camaleonte, perché noi siamo un'azienda che cerca di adattarsi alle esigenze dei nostri partner, ma poi soprattutto perché il camaleonte è un animale molto particolare in natura, unico, non solo perché cambia colore, ma perché in qualche modo ha una vista a 360 gradi, quindi anche noi dobbiamo cercare di avere una specie di visione a 360 gradi, perché quando cambia colore si emoziona e per noi le emozioni sono molto importanti, quindi il camaleonte è per noi un animale che ci fa da compagnia da tanto tempo e che in qualche modo ci teniamo a tenerlo. Simone Terreni è un qualcosa che mi ha attratto a Milano nel 2013, poi io sono riuscito a conoscere Simone a Bologna l'anno successivo e mi ha veramente colpito il suo modo di presentare l'azienda. E quindi dalla curiosità poi ne è nata una bellissima collaborazione. Per me è stato un colpo di fulmine, nel senso che è stato magnetico, mi ha attratto verso di sé, perché ho visto non tanto l'entusiasmo, ma come parlava della sua azienda, come l'ha presentata, vedevi che era proprio una cosa di cuore che aveva dentro. E niente, insomma, quindi sono andato io a cercarlo, cosa che di solito non faccio con le persone, perché preferisco farmi rincorrere che rincorrere. Dopo la zona dell'area relax c'è la cucina, che è lo spazio che può servire sia per le pause caffè, sia per le pause pranzo, sia anche quando abbiamo degli eventi, per mettere sul bancone un momento di piccolo rinfresco per gli ospiti e per tutte le altre persone. La cosa fondamentale di questa società è proprio il vedere il bene comune proprio. Quindi cosa succede? Nel momento in cui io sono partner, cioè quando capisco i valori di una società, delle persone che ci lavorano dentro, per me è più facile portare sul territorio poi il valore, e quindi questo è il punto di forza, no? E quindi da lì che il progetto riesce a crescere in tempi rapidi, perché insomma si sta parlando veramente di passi da gigante in tempi molto rapidi. E quindi questo perché? Perché si prende il meglio da quelle sono relazioni sul territorio, con i partner, con i district manager, con gli area manager, cioè tutto quello che è il buono della potenza lavorativa delle varie persone viene fuso e portato a beneficio del progetto. E quindi si ritorna alla mia parola iniziale, progetto, che è veramente credo la cosa che ci accomuna tutti e che si va veramente tutti nella stessa direzione. Nello spazio poi retro abbiamo creato un coworking che si chiama Green Space. Perché coworking? Perché green? Allora, perché coworking? Perché noi abbiamo tantissimi clienti in tutta Italia di spazi di coworking, perché il VoIP si presta benissimo a diventare un coworking. Che cos'è un coworking? È un luogo dove tu puoi affittare una scrivania o un piccolo ufficio e senza avere dei costi esorbitanti sei subito operativo, sia per lavorare, quindi hai uno spazio fisico dove venire a lavorare tutti i giorni, sia per ospitare delle persone, dei clienti, dei partner che vuoi incontrare. Il nostro spazio di coworking ha una decina di scrivanie, tre sale riunioni, una sala corsi da 60 persone, quindi ha l'opportunità veramente di essere uno spazio che effettivamente mancava anche nella nostra zona. Quindi il nostro compito di azienda sociale è anche quella di avere una responsabilità nei confronti di chi si approccia al mondo del lavoro, ai giovani, e potrebbe aspettare, che ne so, grafici, freelance, tutta una serie di persone che, se poi noi vediamo che funzionano, perché no, o inglobarle o creare delle nuove attività imprenditoriali collaborando insieme. Infine, sempre questo spazio di coworking, il verde è la cosa predominante. Perché il verde è la cosa predominante? Perché il verde bene o male riduce tantissimo lo stress lavorativo, perché migliora le prestazioni, quindi ci sono studi sociologici che lo dimostrano, ma poi soprattutto perché il nostro edificio è a impatto zero, in quanto abbiamo
il tetto ricoperto di pannelli fotovoltaici, quindi lo spazio di coworking è completamente autosufficiente, quindi una certa attenzione anche per lo spazio, per l'ambiente che ci circonda, per l'ambiente intorno a noi. Nella nostra azienda non esiste un superiore o una persona al di sotto, siamo tutti alla pari, la differenza sta nei ruoli. Il mio è un ruolo che ha delle mansioni diverse, ma non sono mansioni più importanti rispetto a quelle degli area manager di VoIP Voice. Io non è che sono il loro superiore, assolutamente, siamo tutti alla pari in azienda. Il mio è un ruolo di guida, è più un ruolo che può essere anche a livello di consiglio, magari per la maggiore esperienza che ho rispetto a loro, perché è più tempo che lo faccio e perché se hanno bisogno di un consiglio io ci sono. Poi sono dei professionisti che non hanno bisogno di una guida per andare avanti, sicuramente. Nel spazio di coworking c'è questa sala molto importante per noi, che è la sala corsi, sala formazione, perché oltre a fare corsi di certificazione, corsi di formazione per cercare di anche qui rendere sempre più bravi i nostri partner, ormai sono venuti già un centinaio di persone nella nostra sede a fare tutta una serie di corsi per imparare come si monta il VoIP, noi diamo questo spazio a disposizione. Perché non esistono tanti spazi nella nostra zona, qui nell'Empolese Valdelsa, proprio nel centro della Toscana, per permettere alle aziende di fare degli eventi di qualità con degli spazi di qualità. Quindi noi abbiamo una sala per 60 persone dove con un video wall molto bello è possibile fare qualsiasi tipologia di eventi. Abbiamo già fatto eventi con Confindustria, con il Side Factory, con la parte dello Smart Working Day. Quindi siamo solo all'inizio, perché noi vogliamo rendere vivo questo edificio che, trovandosi anche in una posizione strategica, perché poi siamo a metà strada tra Firenze, Pisa e Siena, può diventare un punto di riferimento anche per tutto il nostro territorio. Attualmente c'è un forte interesse verso il VoIP, perché il VoIP offre più flessibilità e maggiori servizi, come la multicanalità. Noi non trattiamo direttamente il cliente, quindi se arriva in azienda una segnalazione oppure una chiamata direttamente da un cliente finale, cerchiamo principalmente di gestirla in primis, ma affidandola ad uno dei nostri rivenditori, a un nostro partner certificato sul territorio di competenza da dove ci arriva la richiesta. Ecco tutto. Noi abbiamo cercato sempre di provare a portare quella che era una tecnologia che normalmente non viene conosciuta, che porta il nome stesso della nostra azienda, il VoIP. Queste telefonate che passano attraverso internet e che oggi sembrano abbastanza acclarate come concetto, chi usa WhatsApp, chi usa Skype, chi usa le videochiamate tramite Facebook, Instagram, i nostri social, ci aiutano a capire molto bene quello che oggi è il VoIP. In verità il VoIP che portiamo noi è un VoIP adatto per le aziende, open, che permette di avere tutta una serie di vantaggi, di soluzioni. Infatti se uno mi dicesse che cos'è il VoIP non è banalmente un nuovo modo di comunicare, cioè non sono solo le chiamate che passano attraverso internet, il VoIP è una soluzione. È una soluzione che le aziende oggi o si mettono in casa, o se non lo fanno sbagliano, perché il resto del mondo va così. Quindi noi siamo un po' come degli educatori del VoIP. Non ci interessa fare miriadi di contratti, miriadi di clienti, ci interessa portare quella che è la nostra soluzione a quelle persone, a quelle aziende soprattutto, che pensano che possa essere utile, che poi di fatto lo diventa, cioè diventa un nuovo modo di comunicare. Cioè qui stiamo parlando non più di un risparmio in bolletta, gli altri operatori al massimo ti danno tutta una serie di servizi che ti permettono di risparmiare. Bellissimo, lo facciamo anche noi. Noi facciamo qualcosa di diverso perché cerchiamo di portare quelle che sono le cosiddette unified communication, cioè le comunicazioni unificate. Quello che tutto hai su un'unica piattaforma. Cioè
le telecomunicazioni stanno passando, c'è cioè questo passaggio epocale, da quello che è il cosiddetto analogico, il buon vecchio doppino analogico, che bene o male segue le logiche del nostro amico Meucci, che l'aveva inventato nell'Ottocento. Ecco, nel 2018, insomma, le telefonate oggi passano attraverso bit e byte. Adesso le telecomunicazioni si sono informatizzate, infatti noi siamo molto più simili a un'azienda informatica che a un'azienda di telecomunicazioni. Il VoIP Voice l'abbiamo scelto inizialmente per il VoIP, che fino a qualche tempo fa era il core dell'azienda. Gli serviva un partner che fosse reattivo alle nostre richieste, che avesse una customer care con un servizio molto alto, della serie chiami, ho un problema, o mi serve un'info, qualcosa, e fosse molto, molto veloce nel rispondere e soprattutto mi rispondesse. Il secondo, una delle caratteristiche di VoIP Voice è che sai con chi parli, cioè conosci le persone per nome, e pertanto vieni trattato come non come un cliente qualsiasi, come un partner qualsiasi, ma come una persona che conoscono. E dopo l'abbiamo scelta per le connettività, perché volevamo essere slegati dai main player del mercato, e niente, insomma, quindi con l'avvento delle FTT Cab, delle fibre e servizi di questo genere qua, siamo riusciti a distribuire, insomma, in modo abbastanza capillare verso i nostri clienti i loro servizi, per avere il controllo diretto della cosa e per diciamo, la qualità del servizio che c'è dietro. Ci sono tantissime aziende, noi abbiamo circa 500 in tutto il territorio nazionale, e ogni tanto ne facciamo di nuove, anzi tutti i mesi ne facciamo di nuove, che sono aziende informatiche, sono quei negozietti che si trovano per la strada, quelli che ti vengono a togliere l'antivirus, quelli che ti vengono a portare il nuovo computer, quelle micro aziende di informatica, che ce ne sono 100.000 in tutta Italia, okay? Che vanno e propongono, oltre ai loro servizi tradizionali, anche questo nuovo modo di fare comunicazione. E quindi il VoIP diventa un'opportunità per loro, perché vendono nuovi prodotti, nuovi servizi. Ma noi abbiamo poi un ruolo nel cercare di spiegare a loro come si deve fare. Anzi, noi siamo quelli che, una volta stabilito un accordo di collaborazione, dobbiamo mettere proprio al centro il partner. Il nostro, chiamiamolo successo, percorso, crescita, è stato tutto permesso perché ci siamo resi conto che per fare il VoIP occorreva un provider, una connettività, una rete fatta bene, un router fatto bene, un centralino fatto bene. Ecco, non eravamo in grado di fare tutto ciò. Chi era che poteva farlo? Era il tecnico dell'azienda, quello, l'omino dei computer, il ragazzo di bottega che viene, che ti porta sotto il braccio il PC e ora ti porta anche il telefono, che spesso non ha più bisogno nemmeno del telefono, ma basta una cuffietta e un computer portatile e tu hai il tuo interno ovunque. Quindi noi abbiamo fatto un po' come quello che diceva un grande imprenditore italiano, lui sì che è un grande imprenditore italiano, che è Ferrero, quello della Nutella, quello di Ferrero Rocher, piemontese. Lui si svegliava ogni mattina e chiedeva ai suoi dipendenti, ai suoi ragazzi, cioè, cosa possiamo fare per la signora Maria? La signora Maria era la nonna che compra la Nutella e i cioccolatini ai nipoti. E quindi non fare quello che vuole il bambino, troppo facile. Noi dobbiamo fare quello che vuole la nonna, perché è la nonna che compra il cioccolatino. Quindi se noi creiamo un involucro dove il bambino poi si sporca le mani, si sporca la camicetta, la nonna che deve lavare quella camicetta, col piffero che ricompra il cioccolatino. E quindi dobbiamo anche noi fare le cose in funzione della nostra signora Maria. La signora Maria nostra sono i sistemi integrator, gli installatori telefonici, le aziende di informatica, che in qualche modo, scusate, ma nessuno tra i grandi player considera, e noi invece l'abbiamo fatto il nostro punto di forza.
Noi tutte le mattine ci svegliamo e chiediamo cosa possiamo fare per i nostri partner. Web Voice per me è un'azienda con un'anima. Perché? Le aziende normali, diciamo, sono molto fredde, sono orientate molto al business. Web Voice è una grande famiglia. Simone, quando ci siamo conosciuti, mi ha fatto sentire un suo fratello quasi, possiamo dirlo. E quindi siamo entrati subito in sintonia e quest'anima, lavorando con Web Voice, si percepisce anche alle persone, a tutto quello che sono i nostri clienti. Una volta che utilizzano i servizi di Web Voice, comprendono la differenza rispetto agli altri provider, proprio perché quest'anima, diciamo, dell'azienda, che è stato capace Simone di crearla e di diffonderla. Cioè, ci sono tanti che creano opere e aziende, ma è difficile creare opere e aziende con un'anima e quindi con uno spirito e una profondità, diciamo, di quello che è non solo la limitazione del puro guadagno, del puro business. E Simone ha queste capacità, è stato in grado di realizzare un'azienda fantastica. Siamo sempre più, diciamo, a stretto contatto e di conseguenza stiamo proseguendo, e con Web Voice ci saranno tantissimi successi attuali e anche futuri. Io posso avere tramite un'app sul mio cellulare il mio interno e essere dentro Trenitalia o Italo a 300 all'ora in galleria, ma con il 3G, il 4G, rispondere al mio interno. Fantascienza, forse. Ormai si parla di cose consolidate e tante volte noi, insieme ai nostri partner, dobbiamo proprio essere coloro che portano la cosiddetta innovazione tecnologica lato telecomunicazioni, perché ognuno deve fare bene il suo mestiere. Quindi noi ci siamo specializzati lato telecomunicazioni per poterle portare proprio questo nuovo modo di comunicare. Si diventa più produttivi. Le aziende, se vogliono rimanere a passo con il tempo, devono fare questa attività qua. E noi siamo riusciti a farla proprio attraverso questa filiera, dove in azienda ogni nostro partner sul territorio ha un referente unico. Cosa ci differenzia? Non c'è il call center, non ci sono persone che una volta rispondono e poi rispondono un'altra e non si sa mai bene con chi avere a che fare. Noi qui dentro c'è un unico referente per ogni partner, quindi il cliente ha il proprio partner sul territorio che a sua volta ha il proprio referente in azienda e così via, in una filiera che mette il partner al centro, che cerca di educarlo, di dargli nuove opportunità tipo la formazione, tipo gli accordi quadri con i distributori che possono permettere di avere degli sconti quando vanno a comprare i telefoni, così sono più competitivi. Cioè tutte le cose noi le facciamo in funzione loro. Sì, ci sono i clienti che ci danno da mangiare, però noi spesso nemmeno li vediamo. Noi, il nostro cliente, la nostra signora Maria, è il partner di riferimento. Ho iniziato a lavorare a questo progetto veramente fin dall'inizio, praticamente, e quindi conosco tutta la storia e conosco quelli che sono comunque anche gli obiettivi futuri. E quindi ho visto crescere veramente questa società e con tutti i vari dipendenti, i vari collaboratori, le persone che proprio lavorano all'interno di VoIP Voice. E tutte veramente soggetti, grandi persone che lavorano tutti per lo stesso obiettivo, quindi crescere, e i numeri dimostrano che in questi anni è stato raggiunto l'obiettivo prefissato. E veramente una bella famiglia, proprio veramente un provider, però allo stesso tempo con tanti valori ancora della famiglia e della crescita e con gli obiettivi comuni, questo sicuramente. Io vengo dal settore tecnico, ma attualmente faccio un'attività più commerciale e posso dire che il rapporto umano è probabilmente l'essenziale. E oltre alla bontà dei nostri servizi, sempre più spesso gli installatori e i clienti ci scelgono per il rapporto che si instaura. Con noi hanno un unico interlocutore, il rivenditore in sede e sul territorio ha un unico riferimento, quindi il rapporto è totalmente diverso rispetto a quello degli operatori maggiori che magari hanno anche delocalizzato determinate attività e rispondono dall'estero. Allora, il partner di Web Voice si differisce dall'agente Telecom, viene in mente, per un motivo
un motivo fondamentalmente, che è la conoscenza tecnica e poi in secondo piano quella commerciale della serie. Il commerciale team può essere stato anche un tecnico, però una volta che ti ha fatto firmare il contratto lo gira all'agenzia, che lo gira alla casa madre, la casa madre fa uscire dei tecnici, montano gli apparati e finisce lì. Il partner di Wipe Voice invece prende in carico il contratto da parte del cliente, quindi studia una soluzione su misura fatta appositamente per l'esigenza del cliente e successivamente è lui stesso che va dal cliente che diventa di Wipe Voice a installare i servizi, installare e configurare i servizi. Il vantaggio è che sa cosa sta vendendo, lo sa configurare e sicuramente riesce a dare quel valore aggiunto rispetto ad un puro commerciale. Insomma, il fine non è il guadagno da partner sul cliente, perché non c'è un vero e proprio guadagno, è per tutti i servizi che possono essere applicati dopo. Chi monta il centralino, chi monta internet, chi vende il firewall dietro, chi poi va ad aggiungere degli altri servizi su quello che è la base, ad esempio la connettività che viene erogata da Wipe Voice. Allora, Wipe Voice, oltre alla velocità, alla tempestività delle risposte, alla qualità nel dare l'assistenza, ma soprattutto è l'aspetto umano che ci distingue da tutti gli altri operatori. Non ci sono operatori A, B, C, D, c'è Perminder Gaur, c'è Roberta Terrasi, Valentina, per ogni mansione c'è una persona specifica, quindi i partner si sentono presi in considerazione, presi cura di loro da una persona specifica, non da una persona qualsiasi. L'aspetto umano è quello che ci ha dato più fiducia, è quello che poi ci sta dando anche possibilità di crescere, perché siamo sempre noi dall'altra parte, non c'è nessun altro che prende a caso cura del cliente, del partner, siamo persone specifiche. Il rapporto umano è quello che conta più di tutti, alla fine quelli che ci portano il pane, il quotidiano, sono i nostri partner, non devono interfacciarsi, non devono fare un numero verde per avere un supporto, hanno una numerazione diretta e hanno una persona specifica, quindi il rapporto umano conta comunque, anche se siamo nel mondo tecnologico, alla fine dietro i dispositivi, tutte le cose tecnologiche c'è sempre un volto umano, quindi quello deve uscire e farsi valere in qualsiasi caso, siamo umani per questo, quindi. Il rapporto umano, diciamo, per noi è fondamentale, cioè il rapporto sia con i nostri collaboratori ma anche con i clienti stessi. Il cliente per noi comunque è una risorsa che va coltivata per far sì che questo cliente rimanga con noi per tantissimi anni. Dobbiamo far sì che si senta comunque importante. Si sente importante perché, insomma, spesso e volentieri, insomma, alzare la cornetta del telefono e trovare dall'altra parte qualcuno che ti risponde o che perlomeno dice: guarda, mi prendo cura, diciamo, del tuo problema, stai tranquillo che nel giro di pochissimo tempo il problema verrà risolto, diciamo, ecco, diciamo, ancora, diciamo, alla sua importanza. Ci piace ancora curare il cliente. Ora iniziano ad essere tanti, però, insomma, diciamo, ognuno di loro per noi è importante, diciamo, ognuno di loro vale uno, diciamo, vuol dire non essere un numero, ma essere un'unità, sì, sì. Diciamo, di un grande insieme, diciamo, questo è per noi, diciamo, l'importanza della clientela. Di solito i clienti che vengono indirizzati al VoIP sono dei clienti non solo piccole realtà, ma clienti, possiamo dire, altospendenti, quindi magari agenzie o aziende che hanno bisogno di più chiamate contemporanee, di una buona qualità audio e di una connettività dedicata. Feedback positivi, sì, di solito i clienti che si dirigono e attraverso noi, voglio dire, sbarcano sul VoIP, poi restano in VoIP, principalmente per la qualità del servizio e
maggiormente per la flessibilità di configurazione, upgrade o downgrade anche future. A grandi linee il feedback principale che ti danno è risparmio, perché utilizzare un trunk VoIP piuttosto che un ISDN, un RTG classica, sicuramente comporta un abbassamento di quelli che sono i costi fissi e dei costi a consumo. E non su tutti riescono ad apprezzare il principio dell'essere nomade del VoIP, cioè domattina ti sposti di ufficio con un qualsiasi operatore di quelli grossi, TIM, Vodafone o altri, devi fare un macello di carte e aspettare dei tempi biblici. Con un trunk VoIP prendi, sposti l'azienda, il trunk VoIP ti segue. Tanti altri hanno apprezzato la mobilità, quindi il trunk associato dei PBX, delle centrali telefoniche full IP, apprezzano la possibilità di utilizzare il proprio numero di telefono, il proprio interno in giro per il mondo, e tanti altri la parte di conferenza o altro che da altre parti non c'era, quindi la multicanalità o servizi di questo genere, insomma. Comunque il principio cardine è sicuramente il risparmio. Non tutti hanno bisogno di lavorare in mobilità con il telefono o servizi di questo genere, insomma. C'è qualche imprenditore per cui vai ad approcciare sulla formula del risparmio, e quindi che si chiami digitale o analogico, guarda semplicemente il numero espresso in euro. Ci sono degli altri clienti invece che riesci proprio a andare a colpire delle parti del subconscio legate proprio alla tecnologia, perché chi è appassionato, piuttosto qualcuno, si rende conto che c'è bisogno di evolversi, di avere delle possibilità in più per l'azienda, e quindi riesci a dare dei servizi. Le connettività, ad esempio, sono state negli ultimi due anni, l'ultimo anno e mezzo, sono state per la mia azienda come partner per VoIP Voice, sono state un punto cardine. Perché noi abbiamo dei servizi che richiedono internet per essere erogati, e richiedono una banda diciamo abbastanza banda per poter fare, ad esempio, i backup, mi viene in mente. E prima, con le connettività ADSL o HDSL che fossero, piuttosto che FTTH, però con tagli molto piccoli, erano più difficili da piazzare. O meglio, da piazzare, era un must che noi volevamo ci fosse dai clienti per un motivo di sicurezza, e VoIP Voice ci ha dato l'opportunità, avendo anche dei canali dove potevamo scegliere che tipo di taglio e anche con che vettore attivarlo, ci hanno sicuramente aiutato a far crescere anche parallelamente il business della mia società. Allora, io ora sono tanti anni che opero proprio nel settore, quindi ho visto cambiare tanto questo aspetto. Inizialmente c'era molta più diffidenza, sicuramente, quindi era il cliente finale, l'utente finale era comunque portato a rimanere sempre di più vicino agli operatori tradizionali, questo sicuramente. Ora sinceramente siamo arrivati a un punto che è veramente molto più aperto il mercato, perché comunque sia per quello che è anche l'utenza privata, che non gestiamo noi in modo preponderante perché lavoriamo principalmente nel mondo business, quindi, però anche quello, aver portato anche i nostri colleghi, insomma, anche nel mondo privato sempre di più questa tecnologia, ha aiutato a conoscerla, perché ovviamente tutto quello che non si conosce all'inizio spaventa, no? Però il cambiamento è fondamentale. Oggi le aziende, comunque in generale, un po' per tutti i settori, ma anche per le telecomunicazioni, se non si aggiornano, se non cambiano modo di vedere, perdono di competitività sul mercato di riferimento del loro settore. Quindi sicuramente il cambiamento anche tecnologico è basilare, e quindi, insomma, noi siamo qui per questo, per facilitarli con tutti i nostri partner, la rete che abbiamo, facilitare questo tipo di inserimento nel mondo tecnologico nuovo delle telecomunicazioni. Siamo una squadra, quindi cerchiamo di
di aiutarci a vicenda per mettere a posto e dare risposte continuative ai nostri partner, ai nostri clienti sicuramente. Oltre a questo, mi occupo anche di certificare i nuovi prodotti all'interno dell'azienda e anche a mettere a posto un po' di questa sede che di recente costruzione, ancora non è finita, mancano piccoli dettagli, ma finisco di sistemare anche quelli. Allora, l'idea di VoIP Voice fondamentalmente è nata come una delle ulteriori attività del nostro gruppo imprenditoriale. Noi, io insieme a altre persone, diciamo, nel lontano 1993 abbiamo iniziato, diciamo, varie attività, tra cui, diciamo, la prima era un'attività di informatica. Poi, diciamo, nello svilupparsi, diciamo, delle varie cose, diciamo, iniziò a presentarsi l'opportunità del mercato libero delle telecomunicazioni. Quindi prima entrammo, diciamo, nel mondo delle telecomunicazioni classiche, perché noi, appunto, diciamo, venendo dal mondo informatica, prima parlavamo, diciamo, del mondo delle telecomunicazioni, e poi venne fuori questa idea diciamo, del VoIP. Che ci sembrava, diciamo, la nuova frontiera. Quindi nel 2006, insieme a un'azienda, che si occupava, diciamo, principalmente, diciamo, di centralini VoIP, e noi invece del mondo, commerciale, amministrativo, poi avevamo il parco clienti, diciamo, già, da aggredire, e decidemmo, diciamo, di provare anche il mondo del VoIP. E quindi, diciamo, partimmo con questa nuova azienda, VoIP Voice. Quindi, diciamo, nacque così come un'espansione, diciamo, del nostro mercato. E poi l'azienda in realtà, diciamo, è cresciuta tantissimo, diciamo, per conto suo, diciamo, e quindi, diciamo, ha avuto la necessità di strutturarsi e creare dei propri uffici, delle proprie persone che gestissero proprio l'attività, e insomma, come quando abbiamo un figlio piccolo, diciamo, che poi piano piano cresce, diciamo, e diventa un adulto, diciamo, e inizia a camminare con le proprie gambe. Quindi, diciamo, questo è stato l'inizio di VoIP Voice. Chiaro, diciamo, che qui, diciamo, diciamo, lo sviluppo, diciamo, importante, diciamo, di VoIP Voice, è successo, diciamo, dopo un paio di anni, diciamo, quando fondamentalmente è entrato anche Simone Terreni, come mentore, diciamo, e come vitamina, diciamo, per questa azienda, che lui, diciamo, insomma, poi è diventato la persona, diciamo, che ha fatto crescere, diciamo, questa piantina, e il fertilizzante, diciamo, per questa piantina. Noi siamo stati bravi a metterci il terriccio, diciamo, il semino, iniziare a farla crescere, annaffiarla, poi, insomma, per far diventare un albero, diciamo, bisogna anche dargli un po' di fertilizzante. Abbiamo trovato un buonissimo fertilizzante, diciamo, e la pianta, diciamo, è cresciuta, diciamo, anzi, non è più una pianta e basta, insomma, è diventato un bosco, diciamo, perché siamo veramente tanti, diciamo, su questa cosa. Ecco, diciamo, com'è nata VoIP Voice. Allora, io non nasco imprenditore, io sono diventato imprenditore, non sono figlio di imprenditori e ho dovuto durare tanta fatica per raggiungere la posizione che ho oggi. E ho cercato, quando poi mi sono trovato da questa parte, anche se spesso sono più dall'altra parte che da questa, perché sono sempre in giro per l'Italia per cercare di raccontare quanto sia figo il VoIP. Quando mi sono trovato da questa parte, ho cercato di applicare quelle cose che mi sarebbero piaciute avere a me quando ero dall'altra parte. E quindi anche questa azienda alla quale abbiamo lavorato da 3 anni a questa parte, che ha innanzitutto una rete intorno a noi, una rete stirata in acciaio,
che rappresenta proprio le nostre relazioni, rappresenta Internet, quindi VoIP, Voice over Internet Protocol rappresenta la rete, ma rappresenta le relazioni. Relazioni che sono fatte dal cosiddetto cliente interno e cliente esterno. Il cliente esterno è quello facile, quello che chiama, quello che devi servire. Più difficile è il cliente interno, quello con cui vivi tutti i giorni. Sono i tuoi colleghi, sono le persone con le quali ti approcci, che spesso magari per uno screzio diventa dei rapporti difficili anche da gestire. E allora abbiamo cercato prima di tutto di creare armonia tra quelli che erano i vari reparti, attraverso le varie operazioni che ci sono, le procedure. Ma poi soprattutto abbiamo provato a creare un ambiente confortevole, piacevole, che rispecchiasse anche un po' quelli che sono i nostri valori. Oggi un'azienda non è più banalmente qualcosa che dà uno stipendio alle persone, ma è un soggetto sociale, ha una responsabilità sociale nei confronti dei prodotti, servizi che eroga, perché dovrebbero essere eticamente corretti, sostenibili e quindi non inquinanti, qualcosa che permette di migliorare il mondo che c'è esternamente. Poi è un soggetto sociale nei confronti delle persone con le quali lavora. Le aziende a piramide, ahimè, nel 2018 non le vedo come funzionali e come possibili casi di successo. Qui siamo tutti colleghi, siamo tutti collaboratori, siamo tutte persone che in qualche modo al mattino si mettono il caschetto, scendono in trincea e cercano di affrontare quella che è la nostra guerra quotidiana contro quelli che sono invece i grandi player, le multinazionali e cose di questo genere. Quindi noi imprenditori abbiamo l'obbligo di prendersi cura delle persone che lavorano per te, che poi non lavorano per te, cioè nel senso lavorano per un progetto, quindi devono avere ben chiara la visione, devono avere ben chiaro gli obiettivi a cui tendere. Noi definiamo, lavoriamo sempre ed esclusivamente per obiettivi. Le aziende che non lavorano per obiettivi sono aziende che non sanno dove vogliono andare, quindi se non sai dove vuoi andare, come fai ad arrivarci? Quindi noi lavorando per obiettivi, ognuno qui al mattino sa esattamente cosa fare, come farlo e nel modo giusto in cui farlo. E poi hai tutta una serie di cose diverse. Primo, non c'è più il concetto della scrivania, del posto fisso. Sitting is no smoking, dicono gli inglesi, no? Cioè lo stare troppo a sedere provoca malattie circolatorie. E quindi via, praterie dove è possibile camminare, dove è possibile con le cuffie wireless fare tutta una serie di telefonate, stare in piedi, cambiare postura. In più, vuoi stare nella zona relax? Vuoi stare nella zona relax? Vuoi stare in cucina? Stai in cucina. Vuoi stare nello spazio verde del coworking? Stai nello spazio verde del coworking. Stai dove ti pare, sullo sgabello, sul puff. Tanto non importa dove stai, quanto ci stai, ma importa l'obiettivo che raggiunge alla fine del mese. E poi, ultimo ma non per ultimo, la possibilità di lasciare una massima libertà di scegliere alle persone non solo la scrivania, ma anche il posto dove lavorare. Loro possono lavorare tranquillamente da casa e noi come benefit diamo la connettività nostra. Possiamo permettere di lavorare, non lo so, in un posto lontano, perché oggi con il VoIP, con internet, con il cloud, ok, è possibile fare tutto. Basta avere una connessione a internet. Quindi tu sei a Prato? Tu sei a Pistoia? Tu sei in Puglia? Questi sono casi reali, cioè persone che in questo momento, per esempio, in azienda non siamo tutti, noi facciamo a turnazione in modo tale che una parte del personale sta a casa e lavora da casa. Che non è semplice lavorare da casa, però ti permette di gestire meglio il tuo tempo. Il perfetto bilanciamento tra vita e lavoro. Quindi se tu hai una visita, esempio banale, da un dentista, perché devi venire a lavorare per forza a Montelupo, che è la nostra sede, e farti 40 minuti e poi dover prendere un'ora di permesso per andare alle 18 esatte dal dentista? Ma lavora da casa e vai dal dentista alle 18:05. Oppure, se viene una medicata, perché devi costringere i dipendenti per mantenere il servizio? Perché noi non ci possiamo permettere di chiudere mai. Noi diamo servizi e quindi anche a Ferragosto noi siamo reperibili, perché giustamente dobbiamo dare un servizio di continuità
Perché farli lavorare in azienda, farli venire con le piste, scusate, le strade ghiacciate, con il rischio di che succeda qualcosa, che lavorino tranquillamente da casa. Qui, spero di no, ma potrebbe succedere, che ne so, un incendio, una bomba, così via. Noi domani siamo operativi tranquillamente, perché basta un portatile, basta una cuffietta o basta addirittura uno smartphone per continuare la nostra azienda. Noi abbiamo tutto in cloud, noi abbiamo tutto messo in maniera tale che le persone possono lavorare ovunque e comunque dove gli pare. Allora, noi lavoriamo fondamentalmente su due piste per farci conoscere, e questo è il reparto marketing che lo fa. Il reparto marketing è il reparto che fondamentalmente fa sognare le persone e quindi avvicina a noi e fa conoscere quello che è il nostro mondo. E noi lavoriamo sulla parte web, quindi social. Qui da noi è obbligatorio avere social, cioè in altre aziende vengono proibiti, io mi arrabbio se non li vedo sui social. Naturalmente non è che devono stare sui social solo per i fatti loro, liberissimi di farlo nel quarto d'ora di pausa o cose di questo genere, ma i social sono uno strumento ormai di ascolto, di conoscenza, di condivisione delle informazioni anche lavorative. Quindi loro hanno la piena libertà, in cambio chiedo se in qualche modo tramite LinkedIn, per esempio, condividono gli stati della nostra azienda per quanto riguarda il lavoro. E l'altra parte lavoriamo tramite il marketing tradizionale, cioè gli eventi, le brochure, le fiere, l'organizzazione di corsi. Quindi in questo modo noi lavoriamo sia parte, chiamiamola così, 2.0, sia 1.0. E questo è il marketing che lo fa. È un reparto che in qualche modo non si ferma mai, ha tutto all'attivo una serie di persone, collaboratori anche esterni, grafici e così via, però riescono veramente, noi siamo posizionati molto bene nei motori di ricerca e dove c'è VoIP c'è VoIP Voice, questa è un po' la nostra filosofia, infatti ci chiamano il prezzemolo. Una volta che ci siamo fatti conoscere, prendiamo un po' per sfinimento le persone che in Italia si occupano di VoIP, perché noi cerchiamo di fare le certificazioni con quelli che sono i principali brand, quindi una volta brand del VoIP, sia italiani che esteri, quindi una volta fatte queste certificazioni, noi cerchiamo di organizzare degli eventi, delle attività congiunte con queste persone. All'interno di questi eventi troviamo una lista di persone che installano quei servizi, quei prodotti, e noi gli diciamo, bene, perché non ci provate? Gli facciamo assaggiare il VoIP, gli diamo un numero dove loro lo provano, ci giocano, si divertono, fanno tutto quello che vogliono, e successivamente arriva il reparto commerciale. Ecco, il reparto commerciale sono quelli che marcano il territorio, cioè una volta che hai il database e capiscono che quelle sono persone che installano VoIP, devono provare a convincere le persone a provare a trattare il VoIP, a installare il VoIP e così via. Come fanno? Beh, spiegano ai nostri partner, che sono queste aziende di informatica di cui parlavo prima, che il VoIP è risparmio, e fin qui siamo tutti uguali, ma è un investimento. Cioè, se io ho una spesa telefonica di un certo tipo e poi metto il VoIP, riesco nel giro di 2, 3, 4, 5 mesi a riprendermi la spesa per l'installazione di un centralino telefonico IP che mi permette poi anche di risparmiare. Quindi loro fanno i compiti al posto del cliente, cioè fanno i compiti al posto della signora Maria, cioè del partner. Si fanno dare le fatture, analizzano quella che è la situazione del cliente e poi successivamente vanno dal nostro partner e dicono, guarda, proponi questo. Il partner non deve fare altro che andare dal suo cliente, col quale si spera abbia già un buon rapporto di fiducia, perché lui è il mago dei bottoni, spenge, riaccende e fa funzionare il computer, no? Quindi va dal cliente, porta la soluzione VoIP Voice, e anche se non conoscono VoIP Voice si fidano del partner, contrattualizzano il cliente e il contratto arriva poi al provisioning, che è l'altro reparto con cui noi lavoriamo. Ecco, il provisioning è il motore dell'azienda, cioè niente passa, nulla esiste se non c'è il provisioning, che sono le ragazze che inseriscono i contratti, che fanno la fatturazione, che attivano i servizi, che modificano i servizi, quindi diciamo è proprio la parte operativa,
se il marketing fa sognare, se il commerciale convince, il provisioning fa lavorare e mette in atto tutti i servizi che noi facciamo, dal VoIP, dalla fibra, dalla possibilità di mettere dei router, quindi tutti quelli che sono i nostri prodotti e servizi che possono far prendere anche lì come punto di riferimento il nostro partner, noi. Cioè noi come obiettivo non abbiamo l'obiettivo di diventare il top player, noi vogliamo essere un punto di riferimento nel VoIP, essere bravi a fare questo e spiegare che questa tecnologia è una grande opportunità per tutti quanti, perché si deve uscire dall'età della pietra e entrare nell'era digitale. Quindi noi non facciamo esclusivamente VoIP, noi stiamo cambiando il mondo, ci mettiamo l'anima, ce la proviamo, però è questo che facciamo. Non tutte le volte va bene, mi spiego, a volte, essendo un servizio tecnico, ed è un servizio, non è come andare al supermercato dove prendi un prodotto, lo metti nel carrello, se il prodotto non va bene si cambia il prodotto. No, noi siamo un servizio, erogando un servizio, tante volte se da qualche parte ci si ingrippa può accadere che ci sono delle situazioni che non sono piacevoli per il cliente. Allora cosa succede? Entra in campo il reparto del supporto tecnico. Supporto tecnico, eccoli, quello è capitanato praticamente da tutta una serie di persone che come primo scopo devono essere un sorriso, perché prima di tutto devono prendere il momento che non va all'interno del cliente, accoglierlo e capire. Anche lì ascoltare. Noi siamo sempre in ascolto. L'ascolto è la parola fondamentale con la quale noi lavoriamo. Cerchiamo veramente di dare un servizio che sia il più preciso, veloce. Ecco, la velocità è importante per noi. La velocità. Che vivendo in un mondo social dove si aspetta la risposta immediatamente, dove no, tu hai mandato un messaggio, hai visto la notifica, hai visto la spunta, ma perché non mi risponde? Ecco, la nostra epoca è purtroppo contraddistinta dalla necessità di avere risposte il più veloce possibile. E tante volte è molto più importante dare una aggiornamento della situazione che risolvere la situazione, perché il cliente non va mai lasciato da solo e quindi noi ci proviamo a fare questo. Il futuro della nostra azienda io, diciamo, lo vedo come pronto per essere sparato, diciamo, alla velocità, della luce, diciamo. Nell'ultimo anno specialmente, diciamo, abbiamo deciso di attuare un piano strategico importante che è nato dal fatto di creare una nuova sede, diciamo, sicuramente aumentare il numero del personale interno, aumentare il numero del personale esterno. Il mondo del VoIP oggi come oggi è pronto. La nostra mascotte è il camaleonte. La peculiarità che ha il camaleonte è quella di sapersi adattare. Per noi è la stessa cosa, cioè noi cerchiamo di adattare il nostro modello di comunicazione, il nostro modello aziendale ai partner, quindi alle persone, al nostro target a cui facciamo riferimento. E cerchiamo di essere allo stesso tempo precisi e veloci nel rispondere a tutte le richieste. Quindi cerchiamo di comunicare a 360 gradi l'azienda e inoltre cerchiamo di cambiare. La nostra idea è quella di crescere, evolversi sempre di più, cercare di arrivare sempre più avanti, guardare oltre, però rimanendo sempre noi stessi, rimanendo sempre l'azienda a cui puoi fare affidamento e all'interno della quale, se hai un bisogno, non trovi il centralino ma trovi la persona. Vai!
Se parte mi spiace, Komorebi. Questa parola giapponese descrive le sensazioni, le emozioni e ciò che percepiamo quando la luce filtra attraverso i rami degli alberi. Perfetta per descrivere il momento di silenzio che vivo nel salutare la sede della VoIP Voice. Il mio viaggio è giunto al termine, il sole sta tramontando e la luce che filtra attraverso la lamiera stirata tinge d'oro tutto ciò che tocca. Il silenzio regnerà sovrano fino al prossimo lunedì mattina, quando Simone Terreni raccoglierà attorno a sé nuovamente la sua famiglia ed assieme raggiungeranno nuovi obiettivi. VoIP Voice ci insegna che anche in Italia, chiunque di noi se vuole, credendo nelle proprie idee, senza arrendersi davanti alle difficoltà, ce la può fare. VoIP Voice non è solo un'azienda, è qualcosa di più, un'idea, un progetto, che dimostra che non serve andare all'estero e partire da un garage per avere successo. Ma per capire veramente cos'è VoIP Voice, meglio lasciarlo spiegare ai suoi protagonisti, a quel volto umano che risponde dall'altro capo del filo. Passione e innovazione. Quel treno nella vita che passa una volta. Crescita professionale. Una grande opportunità di crescita, sia personale che professionale. È un'importante opportunità di crescita. È un'opportunità di crescita. È una sfida, un'opportunità. Significa opportunità. È opportunità. È una realtà solida su cui puntare. Per me è un'idea. E per me quindi è novità, cambiamento e futuro. È la soluzione ideale per chi vuole guardare al futuro nel mondo delle telecomunicazioni. È stata una scelta rivoluzionaria. Una crescita. Quindi per me VoIP Voice è una crescita. A progetto. Voice è dinamicità ed essere al passo con i tempi. È lavorare in una grande famiglia. VoIP Voice è una grande famiglia, un luogo dove lavoriamo bene assieme. E poi VoIP Voice è anche famiglia, non so se è una cosa che sentirai, perché comunque è una cosa che sentiamo un po' tutti. Simone Terreni. Per me è casa in continua crescita, che si innova sempre, cambia sempre, che lavora con cuore e passione e ha una missione specifica, che è quella di diventare il primo provider a livello nazionale. VoIP Voice per me è un'azienda con dei sani valori, che si fonda sulla trasparenza verso i clienti e verso i partner. È un fiume in piena. VoIP Voice per me è un'azienda con un'anima. Ed un ambiente giovanile, positivo, appunto, che trasmette voglia di fare. Se posso dire, una famiglia, che per me è una famiglia. Sembra un provino di... E anche appunto il consolo di impegno. Ciao. Ripartiamo. A me la prima parola mi è venuta in mente ieri, quindi figura. Sì, io guardo, ieri. VoIP Voice per me è casa, e casa vuol dire continua crescita, no, sbagliamo. Dai, non mi fare su! No, mi sento fermata, dai! Dai! Si conosco dove mettere le mani. Ma tanto bene a metà busto, giusto? Sempre opportunità.
si rifà da capo. Se vuole rifacciamo personale professionale, lo posso aggiungere. Per me ci sto pensando. Allora, per me Work Voice è commento, innovazione. Non mi riprende così, eh? No. Per me Work Voice è. No, vabbè, rifacciamola. Allora. Guarda, è sempre che l'ha rubata a me, eh. Ascolta. And it burns like before you. Tomorrow comes one desire to take me away. It's true. It ain't easy to say goodbye. And darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish you were so. Se riuscirete a contarvi, vedo gente della Lombardia e della Campania, della Puglia e del Piemonte, vedo gente del Veneto e della Sicilia. Questo è un miracolo, è il miracolo di White Voice, che è riuscito in questi anni a mettere insieme tantissime persone in tutta Italia. E oggi che tutti voi, tutti noi siamo qui, per un giorno Montelupo Fiorentino è capitale mondiale del Void. Un applauso ci sarebbe bene.